Buonasera amici e benvenuti nell'allevamento amatoriale di Raffaele Esposito. Stasera vi volevo parlare di un progetto numero uno, che è quello di realizzare delle maglie con logo, uno piccolo sul petto e quello grande dietro le spalle, per farsi una sorta di pubblicità in ogni evento ornitologico, che può essere una mostra, che può essere un meeting, che può essere, non lo so, un raduno e cose varie. Quindi mi sono creato queste magliette come un punto per far della pubblicità al mio logo, quindi per diffonderlo a tutti quelli che abbiano voglia di seguirmi, anche solo seguirmi. E ho realizzato per il momento 5 magliette, t-shirt, e si penserà poi in inverno a realizzare anche delle felpe per l'inverno, ecco perché la maggior parte degli eventi ornitologici verranno proprio in quel periodo invernale. E che dire, mi sono fatto più di una maglia perché le utilizzerò anche nei prossimi video a seguire che farò, quindi per non essere detto da chiunque, guarda, quella è sempre la stessa maglia, mi sono fatto 4 maglie. Per me, è una l'ho regalata alla fan numero uno, che è mia madre. Quindi, perché chi dà una mamma è ricca e non lo sa. Dopo questa massima, vabbè, ragazzi, torniamo a noi. I progetti in cantiere sono tanti, questo è uno dei primi che ho potuto realizzare. E se mi seguite, ne vedremo delle belle insieme. E per il resto ora vi mostro le maglie, praticamente, eccole. Quindi ho realizzato un logo grande sulle spalle, ben visibile, e un logo piccolo sul petto, sempre lo stesso logo. E per farvi vedere sono 1, 2, 3 e la quarta che indosso. Quindi ora mi sono realizzato queste maglie, come dicevo, per pubblicità. Per il resto, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. E chiunque volesse delle informazioni sulle maglie può contattarmi e sarò felice di darvi delle info. Per il resto, ci vediamo al prossimo video. Quindi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettete mi piace. E a presto, adio, ma non vi scordate, chi è una mamma è ricca e non lo sa. Un abbraccio, adio, ciao.